catena impone che prima che uno possa giungere al successo debba essere sereno. Ma questo può diventare un processo molto arduo. Solo pochi possiedono la spinta necessaria per sopportare le migliaia di offese e sofferenze che fanno parte del sistema. Ora, questa spinta è solitamente motivata dall'avidità, a volte dall'ambizione, a volte anche dall'amore. Ci sono storie in cui l'amore induce al successo, nonostante le avversità più insormontabili. Tu, riccioli d'oro, c'è poco da sorridere. La bozza di sesso che hai fatto con Jeff sarà anche il clou del tuo diario, ma è solo il pit stop di una vera corsa. Lei è stata al pit stop, l'ha usata solo per rimediare al dolore di non avere me. Ma Jeff non serve una che non porta le mutande perché Oprah dice che rende piccante il rapporto. Gli serve una ragazza che non le porta perché non le lava da almeno 3 settimane. Ci facevo già in viaggio? Non ce l'ho fatta. Come mai? Diciamo che non appena sono entrata in auto ho cominciato a vivere il presente e mi sono accorta che al momento Green Dale è casa mia. E tu che ci fai qui? Niente. Britta e la Slater mi hanno detto che mi amano. Ma dai. E tu cosa hai fatto? Sono fuggito. Non lo so, è difficile. La Slater mi fa sentire come quando faccio i voti per l'anno nuovo. È lo specchio che mi rende come vorrei essere. Con Britta invece mi sento all'incirca alla 3ª settimana di compleanno. Quando riprendo a posticipare la sveglia a non rispondere a mia madre, mi riporta per terra. La scelta è cercare di evolvere o cercare di sapere chi sono. Non lo so. Quanto vorrei vivere 2 vite? In una andrei via con Vaughan e nell'altra rimarrei qui. In una mi rimetterei con la Slater, nell'altra tenterei con Britta. Un folle giratondo, una mucchiata di sentimenti. Vado ad affrontare la situazione. Buona fortuna. È bello che tu rimanga. Ho rovinato tutto con te. Cosa? Sai, c'è stato un momento in cui ho pensato che ti piacessi. E io ricambiavo. Ma ho avuto paura e non ti ho detto cosa provavo. E poi è arrivata Ona. È dura vederti ogni giorno con lei. Perché me lo dici adesso? Perché è la verità. Perché sei arrabbiato? Perché mi però poi... Non è giusto! Tu mi piacevi! Mi piacevi davvero! Non mi davo pace per quanto mi piacevi! Io ti piacevo? Sì! Certo che sì! E ora mi dici che provavi lo stesso? Sì, è che mi sentivo confusa. Io ho una ragazza, solo... Sono riuscito a dimenticarti, e ora va tutto bene, tutto è normale, va tutto alla grande. Devo andare. Brutto. Già. È stato brutto. Ecco, forse alla fine a Pietro gli direi a pie. Io non lo so se questa è ancora una battaglia, oppure se ormai è andata così, che abbiamo scoperto che si campa pure con queste forme frastagliate, accettando che non ci faranno mai giocare nella squadra di quelli ordinati e pacificati. Però se potremmo comunque stringere intorno al fuoco e ricordasse che tanto alla fine tutti i pezzi di carta sono buoni per scaldarsi. E certe volte col fuoco ti basta. Altre volte no. Io lo so che è innamorata di te. Oh, grazie. Ma è innamorata anche di me, solo che non riesce a dirlo a se stessa. Non lo so se tu hai ragione. Permettimi di farti una domanda. Se lei scegliesse me... Non lo farà. Se lo facesse... Cercheresti di uccidermi? È un'idea attraente. Ma no.
Non potrei ferirla tanto. Ti limiti a trasformarla in una succhia sangue, un demone come te. Io non voglio farlo. Non ho mai voluto farlo. Allora fermala. Ci ho provato. Sono andato via. Ma ti sei arreso troppo presto. Se tu fossi stato via altri 6 mesi, io l'avrei resa felice. Credimi. Devi considerare l'idea che per lei io sia migliore di te. Stai partendo? Se me lo chiedi in questa maniera mi rendi tutto più difficile. Non puoi andartene così. Ti supplico, lascia. Mi farei piangere, non lo faccio da quando ero bambina. Sì. Lasciami andare. Ci sono molte cose nella mia vita a cui devo rimediare. Dovrò cominciare a farlo. Vorrei aiutarti in questo. L'hai già fatto. Hai liberato il mio cuore. Addio, Hercules. Sono affari miei. Va di moda fare la doccia vestiti? Sì, è divertente. Che c'è? Niente. Dove stai andando così di corsa? Il nostro presidente ha detto di fare moto e io l'ho preso in parola. Ha detto di farlo zuppa? Ma dove sono tutti? Chi stai cercando? Nessuno. Fermati, Roy. Cosa c'è oltre il fatto che hai finito tutti gli asciugamani? Abbiamo un nuovo vicino di casa. Gli abbiamo promesso che gli avremmo innaffiato il prato 3 volte al giorno per almeno 10 minuti. Ma la valvola dell'acqua si è inceppata. Devo trovare qualcuno che mi aiuti, altrimenti io... Dove vai? Jess! Lascia stare! Non ti ho chiesto di farlo! Non peggiorare la situazione! Come ci sei riuscito? Ero solo un po' allentato. Basta premere in giù e dargli una bella stretta. Beh, ti ringrazio. Prego. Sei più tranquilla? Ah, sì, adesso va bene. E la scuola? Anche. Sei sempre dell'idea di andare ad Harvard? Sì. Bene. Sì, ma... Allora, Umi cerca persone? Lo sento. Chi è? Dean, l'avevo chiamato prima per dirgli di venire ad aiutarmi e il messaggio gli è arrivato adesso. Sta venendo ad aiutarti. Già. Ok. Allora cosa sono io? Io che ho un padre assassinato, una madre insozzata, 2 pungoli roventi nella mente e nel sangue. Metto tutto a dormire mentre per mia vergogna vedo la morte imminente di 20.000 uomini che per un capriccio e per uno scherzo della gloria vanno verso la tomba come fosse un letto. E combattono per una zolla su cui i soldati non avranno lo spazio per combattersi e che non conterrà mai abbastanza tombe per nasconderci i cadaveri. Oh, da ora per certo i miei pensieri siano di sangue o siano deserto! In qualche modo sono finito nel posto giusto al momento giusto. E il risultato è che la mia vita è cambiata radicalmente. Detto tra noi, ci aspetta un'altra serata un po' pazza e folle. Perché? Perché voglio finire questo romanzo stasera. 4 capitoli devo leggere. 4.
Non sarà facile, non prometto neanche che lo farò quasi sicuramente, ma l'intenzione per adesso è questa. Intanto buonasera Tiziana, buonasera a te e benvenuti o benvenute a tutte le persone che arriveranno durante la diretta oppure guarderanno questa audiolettura in differita. In ogni caso, prima di iniziare come al solito, è il momento della nostra sigla. Di Lauren Kate. Amore senza fine, il San Valentino di Daniel e Lucinda. Capitolo 1. L'amore, tanto tempo fa. Luz si ritrovò in fondo a un vicolo illuminato da una striscia di cielo azzurro. Bill, mormorò. Nessuna risposta. Era uscita dall'annunziatore stordita e disorientata. Dov'era finita? In fondo al vicolo c'era un chiarore brulicante di attività, una specie di mercato dove Luz scorse mani che scambiavano frutta e pollame. Un vento gelido aveva ghiacciato le pozzanghere nel vicolo, ma Luz sudava nell'elegante abito da sera nero che indossava. Dove aveva preso quell'abito sgualcito? Il ballo del re a Versailles. Aveva scovato quel vestito nell'armadio di qualche principessa e lo aveva tenuto anche quando era finita sul palco per la rappresentazione dell'Enrico VIII a Londra. Si annusò la spalla. Odorava ancora del fumo emanato dall'incendio che aveva devastato il Globe. Una serie di colpi secchi vennero dall'alto. Imposte spalancate, due donne si affiancarono da finestre vicine al secondo piano di una casa. Spaventata, Luz si appiattì contro il muro in ombra per origliare quello che si dicevano le donne affaccendate davanti al filo d'avvocato che condividevano. «Manderai Laura alla festa?» domandò una delle due, una matrona con una semplice cuffia grigia che appendeva un paio di calzoni bagnati al filo. «Non vedo che male possa fare, assistere», rispose l'altra, che era più giovane. Scrollò una camicia di lino asciutta e la ripiegò con solerte efficienza. «Purché non partecipi a quella baldoria oscena, l'urna di Cupido? Beh, Laura ha solo 12 anni, troppo giovane per ritrovarsi il cuore spezzato». «Oh, Sally», la matrona sospirò con un lieve sorriso. «Sei troppo rigida. San Valentino è un giorno per tutti i cuori, giovani e vecchi. Non ti farebbe male lasciarti andare un po' di romanticheria con tuo marito, sai?» Un venditore ambulante, un uomo basso in tunica e calzoni blu, svoltò nel vicolo spingendo un carretto di legno. Le donne lo squadrarono sospettose e abbassarono la voce. «Pere, pere fresche!» cantilenò l'uomo fra le case, da cui le mani e le teste delle donne erano scomparse. «Il frutto dell'amore, una pera per San Valentino, addolcisce tutto l'anno!» Luz strisciò lungo il muro, diretta verso la fine del vicolo. Dov'era Bill? Fino a quel momento non si era resa conto di quanto avesse cominciato a fare affidamento su quella piccola gargoyle. Le servivano nuovi abiti, un'idea del luogo e del tempo in cui era finita, e un suggerimento su cosa doveva fare lì. Una città medievale, la festa di San Valentino. Non pensava che fosse una tradizione così antica. «Bill!» sussurrò di nuovo, e di nuovo non ebbe risposta.
Raggiunse l'angolo in fondo al vicolo e fece capolino. La vista di un castello imponente le tolse il fiato, magnifico e grandioso, con bianche torri che svettavano nel cielo azzurro. Su lunghe aste ondeggiavano i vessilli color oro, ciascuno con l'effigie di un leone. Quasi si aspettò di sentir squillare le trombe, le sembrava di essere piombata d'incanto in una fiaba. D'istinto desiderò che Daniel fosse lì con lei. Era una di quelle meraviglie che non sembra reale se non hai accanto una persona amata con cui condividerla. Ma non c'era traccia di Daniel, solo una ragazza. Una ragazza che Luz riconobbe all'istante, una delle sue sé del passato. Luz osservò la ragazza attraversare il ponte di pietra che conduceva alle alte porte del castello. Le oltrepassò per dirigersi all'ingresso di uno splendido roseto in cui i cespugli erano stati potati per formare un'alta siepe divisoria. Aveva i lunghi capelli sciolti e spettinati che le arrivavano fino a metà della veste di lino bianco. La vecchia Luz, Lucinda, guardò con struggimento i grandi fiori rosa e rossi che spuntavano invitanti da dietro la cancellata del giardino. Lucinda si levò in punta di piedi, allungò una pallida mano oltre il cancello e, al centro di un cespuglio spoglio, piegò lo stelo di una singola rosa, di un improbabile rosso, verso il naso. Era possibile che una rosa odorasse di tristezza? Luz non sapeva dirlo. Tutto quel che sapeva era che in quella ragazza, se stessa, c'era qualcosa di triste. Perché? Aveva a che fare con Daniel. Luz stava per uscire dal vicolo in ombra quando sentì una voce e vide una figura che si avvicinava alla sua sé del passato. Ecco dov'eri. Lucinda lasciò la rosa, che rimbalzò nel cespuglio, perdendo i petali sulle spine che urtò, i petali rossi a forma di cuore le piovvero sulle spalle mentre si voltava verso la voce. Luz vide che l'atteggiamento di Lucinda cambiava, un ampio sorriso comparve sul suo volto alla vista di Daniel, e Luz sentì lo stesso sorriso allargarsi sul proprio viso. I corpi delle due se stesse erano diversi, la loro vita quotidiana era diversa, ma quando si trattava di Daniel, la loro anima condivisa rispondeva allo stesso modo. Lui indossava un'armatura completa, anche se non portava l'elmo e aveva i capelli biondi impiastricciati di sudore e polvere. Era evidente che veniva dalla strada. La cavalla appezzata al suo fianco aveva l'aria sfinita. Luz dovette reprimere l'impulso di gettarsi fra le sue braccia, un istinto che scuoteva ogni fibra del suo essere. Era di una bellezza mozzafiato, un cavaliere dall'armatura scintillante che faceva impallidire ogni altro cavaliere delle fiabe. Ma quel Daniel non era il suo Daniel. Quel Daniel apparteneva a un'altra ragazza. «Sei tornato!» Lucinda gli corse incontro, i lunghi capelli che ondeggiavano nel vento, le mani della sua vecchia sé erano tese a pochi centimetri da Daniel, poi l'immagine del cavaliere valoroso tremolò nell'aria e scomparve. Lo stomaco di Luz si strinse in una morsa di disgusto nel vedere il cavallo e l'armatura di Daniel dissolversi e Lucinda, che non riuscì a fermarsi in tempo, frenare contro una gargoyle di pietra che ruttò rumorosamente. «Mancato!» gracchiò Bill, facendo un salto mortale. Lucinda gridò, inciampò nella gonna e atterrò nel fango sulle mani e sulle ginocchia. La rauca risata di Bill riverberò sulla facciata del castello. Lui guizzò in alto e poi addocchiò Luz che lo fissava truce dall'altra parte della strada. «Ecco dov'eri!» disse piroettando in aria verso di lei. «Ti avevo chiesto di non farlo più!» «Ti avevo chiesto di non farlo più!» «Cosa? Le mie acrobazie?» Bill le saltò sulla spalla. «Ma se non mi alleno, poi non vinco la medaglia!» rispose con un forte accento russo. Lei lo scacciò con la mano. «No, trasformarti in Daniel!» «Mica l'ho fatto per te, l'ho fatto per lei. Magari la Lucinda del passato pensa che sia uno spasso.» «Non credo proprio.» «Senti, non è colpa mia. Non ti leggo mica nella mente. Pretendi che io capisca che tu parli a nome di tutte le Lucinda del passato ogni volta che apri bocca? Non mi hai mai detto di non prendere per i fondelli le tue vite passate. È solo per divertimento, per me almeno.»
È crudele. Se insisti a spaccare il capello in quattro, ok, lei è tutta tua. Non credo che ci sia bisogno di farti presente che quello che fai tu con loro non è esattamente umano. Sei tu quello che mi ha insegnato il 3D. Appunto, disse lui con una risatina agghiacciante che le fece venire la pelle d'oca. Gli occhi di Bill si posarono su una piccola gargoyle di pietra in cima a una delle colonne dell'ingresso del giardino. Si inclinò in una virata, volò intorno alla colonna e passò il braccio sulle spalle della gargoyle come se avesse finalmente trovato un degno compagno. I mortali, non puoi vivere con loro, non puoi spedirli negli ardenti abissi dell'inferno. Ho ragione o non ho ragione? Guardò di nuovo Luz. Non è molto loquace l'amico. Luz non riuscì più a frenarsi. Corse da Lucinda per aiutarla a rimettersi in piedi. La veste dalla sua sede del passato era strappata sulle ginocchia e aveva il viso di un pallore spettrale. «Stai bene?» le domandò Luz. Invece di ringraziarla, come lei si aspettava, la ragazza si ritrasse di scatto. «Che cosa sei?» Lucinda fissava Luz a bocca aperta. «E quale diavolo si nasconde in quella cosa?» Fece un gesto con la mano in direzione di Bill. Luz sospirò. «È solo... beh, non farci caso. Bill probabilmente sembrava un diavolo a quella sua incarnazione medievale e lo stesso non doveva apparirle diversa. Una pazza che correva verso di lei con un vaporoso abito del futuro che puzzava di fumo. «Mi dispiace», disse Luz, scoccando un'occhiata a Bill, che se ne stava dietro la ragazza e aveva l'aria di divertirsi un mondo. «Pensi al 3D?» le chiese Bill. Luz fece scrocchiare le nocche. «Bene, sapeva di doversi unire a quel corpo del passato se voleva andare avanti nella sua ricerca, ma c'era qualcosa nel viso della sua vecchia sé, sbalordimento e una traccia di inspiegabile tradimento, che la fece esitare. Ci vorrà solo un momento», tentò di rassicurarla. La sua sede del passato sgranò gli occhi, ma quando fece per tirarsi indietro, Luz le afferrò le mani e la strinse. Le solide pietre sotto i suoi piedi ondeggiarono e il mondo cominciò a vorticare intorno come un caleidoscopio. Lo stomaco le rise in gola e mentre il mondo si dilatava in lontananza, le rimase la tipica nausea da fusione. Batté le palpebre e per un lungo momento inquietante ebbe la visione disincarnata di entrambe le ragazze. C'era la Lucinda medievale, innocente, prigioniera e terrorizzata, e al suo fianco lei, Luz, colpevole, esausta, ossessionata. Non ebbe il tempo per i rimorsi. Un altro battito di ciglia e un solo corpo, una sola anima in conflitto. E il ghigno delle labbra carnose di Bill che assisteva alla scena. A Luz si strinse il cuore nell'abito di lino che indossava Lucinda. Le faceva male, il corpo era diventato un unico mal di cuore. Stava assorbendo Lucinda adesso e sentiva tutto quello che Lucinda aveva provato prima che Luz entrasse nel suo corpo. Un processo che era diventato come una seconda natura per lei ormai. Dalla Russia a Tahiti al Tibet, ma per quante volte accadesse, Luz non si sarebbe mai abituata a sentire di colpo tutta la sconvolgente gamma di emozioni del suo passato. In quel momento percepiva quella sorta di dolore lancinante che Luz non provava dai primi giorni alla Sword and Cross, quando amava Daniel così tanto che pensava le si sarebbe spaccato il cuore. «Stai diventando verdognola!» Bill le galleggiò davanti alla faccia, con un tono più divertito che preoccupato. «È il mio passato. Lei è... nel panico? Malata d'amore per quell'inutile pallone gonfiato di cavaliere? Già, il Daniel di quest'epoca ti fa girare come la ruota della slot machine al casinò nel giorno riservato ai pensionati!» Bill incrociò le braccia sul petto e fece una cosa che Luz non aveva mai visto prima. Fece brillare gli occhi di un lampo violetto. «Può darsi che verrò alla fiera di San Valentino», disse con voce roca e impostata in una grossolana e semplicistica imitazione di Daniel. «Oppure potrei avere di meglio da fare, come affettare nemici col mio spadone colossale». «Smettila, Bill!» Luz scrollò la testa, seccata.
E poi se Daniel non si fa vedere a questa cosa di San Valentino, avrà le sue buone ragioni. Ne sono sicura. Già, nella voce di Bill tornò il consueto gracchio. Lo sei sempre. Sta cercando di proteggermi, obiettò lei, ma non parve convincente. O proteggere lui. Luz roteò gli occhi. Ok, Bill, cosa dovrei imparare in questa vita? Che tu consideri Daniel una carogna? Afferrato. Possiamo andare adesso? Non proprio. Bill si posò a terra e sedette accanto a lei. In questa vita ci prendiamo una vacanza dalla tua istruzione, annunciò. A giudicare da come ti fai prendere dal nervosismo e dalle mie borse sotto gli occhi, allungò il collo e le mostrò le pieghe rugose di pelle floscia che fecero un rumore simile a quando si scuote un sacchetto di biglie. Direi che a tutti e due serve una giornata di svago. Perciò facciamo così. È il giorno di San Valentino. Ho una sua forma arcaica. Daniel è un cavaliere, il che significa che ha diverse opzioni. Può onorare lo smisurato banchetto dei nobili approvato dalla chiesa nel castello del suo signore. Bill fece un cenno con il mento in direzione delle bianche torri alle loro spalle. È sicuro che ci sarà un bel cervo arrosto, magari perfino con una spruzzata di sale, ma poi gli tocca sciropparsi il clero e sai che bella festa. Luz guardò il castello delle fiabe. Era lì che viveva Daniel. In quel momento era all'interno di quelle mura. Oppure, proseguì Bill, può fare una capatina alla festa di stasera sul prato per la gente molto meno rispettabile, dove la birra scorre come vino e il vino come birra. Ci saranno balli, canti, cibo a volontà e soprattutto pulzelle. Pulzelle? Bill agitò una manina in aria. Niente di cui preoccuparti, bambola. Daniel ha occhi soltanto per una pulzella in tutto il creato. Intendo dire te. Pulzella, ripeté Luz, abbassando lo sguardo sui suoi abiti di cotone grezzo. C'è una certa pulzella smarrita, Bill le diede di gomito, che sarà lì alla fiera a scrutare la folla attraverso i fori delle sue maschere dipinte in cerca dell'uomo dei suoi sogni. E diede un buffetto sulla guancia. Non ti suona da sballo, sorellina? Non sono qui per spassarmela, Bill. Provaci per una sera. Chissà, magari ti diverti. Alla maggior parte della gente piace. Luz deglutì preoccupata. Ma che succede se lui mi trova? Cosa potrei imparare prima di bruciare, prima di... Ehi, esclamò Bill. Calma, bambolina, te l'ho detto. Stasera è solo per divertirsi. Un po' di romanticismo, una serata di svago. Le fece l'occhiolino. Sia per te che per me. È la maledizione. Come faccio a dimenticare tutto e a festeggiare San Valentino? Bill non rispose subito. Fece una lunga pausa pensierosa, poi... E se ti dicessi che questa notte sarà l'unico San Valentino che voi ragazzi passerete mai assieme? La parola colpì Luz. Mai. Non festeggeremo mai più San Valentino. Bill scrollò la testa. Dopo oggi? No. Luz ripensò ai suoi giorni a Dover, a quando lei e Callie guardavano le altre ragazze ricevere cuori di cioccolato e rose per San Valentino. Per loro era diventata una specie di tradizione lamentarsi del fatto che erano disperatamente single, davanti a bicchieroni di milkshake alla fragola nella tavola calda locale. Avevano passato ore a valutare le poche probabilità che avevano di stare con qualcuno il giorno di San Valentino. Luz si mise a ridere. Non era andata molto lontana dalla verità. Non aveva mai passato un giorno di San Valentino con Daniel. E adesso Bill le stava confermando che quello sarebbe stato l'unico. La ricerca di Luz attraverso gli annunziatori, tutti i suoi sforzi per spezzare la maledizione e scoprire cosa c'era dietro le sue innumerevoli reincarnazioni per porre fine a quel ciclo infinito, sì, erano tutte cose importanti. Senza dubbio lo erano, ma il mondo sarebbe finito se si fosse goduta quell'unica volta con Daniel. Volse la testa verso Bill. «Perché fai tutto questo per me?» gli chiese.
Bill fece spallucce. Ancora anch'io. È un debole per... Cosa? San Valentino. Perché non me la bevo. Anch'io una volta ho amato e perduto. E per il più fugace dei momenti, parve che la piccola gargoyle fosse malinconica e triste. La fissò dritta negli occhi e tirò su col naso. Plus rise. Ok, disse. Resterò, ma solo per stanotte. Bene. Bill fece un balzo e puntò un dito adunco lungo il vicolo. E ora va, divertiti. Poi strizzò gli occhi. Voglio dire, prima cambiati il vestito, poi divertiti. In questa pausa tra un capitolo e l'altro, intanto saluto Eli. Ciao cara, ben arrivata, grazie per essere qua. Mi chiedo solo un attimo perché devo soffiarmi il naso, altrimenti non riesco più a respirare a leggere nello stesso momento. Ok, non mi ricordavo che fare Bill fosse così stancante, mi si sta spaccando la gola. Ma ce la faremo, ce la faremo. Pausa finita, si torna al lavoro. Capitolo 2. Un'anima in conflitto. Qualche ora dopo, Luz era appoggiata con i gomiti sul davanzale della finestra al primo piano di una casa. Il villaggio aveva un aspetto diverso da quell'altezza, un labirinto di costruzioni di pietra e tetti di paglia, come fosse un gruppo di condomini medievali. Nel tardo pomeriggio la maggior parte delle finestre, compresa quella a cui si era affacciata, erano decorate da lunghi festoni verdi di edera o ghirlande di agrifoglio intrecciato. Era il segno che quella sera, fuori dalla città, si sarebbe svolta la fiera di San Valentino. San Valentino, pensò Luz. Sentiva che Lucinda l'aspettava con timore. Dopo che Bill era scomparso davanti al castello per la sua misteriosa notte di svago, le cose si erano susseguite in fretta. Aveva vagato da sola per la città finché una ragazza di un paio d'anni più grande di lei era sbucata da chissà dove per spingerla su per una rampa di scale fredde e umide che portava in quella casetta di appena due stanze. «Vieni via dalla finestra, sorella!» chiamò una voce squillante dall'altro lato della stanza. «Così fai entrare gli spifferi!» La ragazza si chiamava Ellen ed era la sorella maggiore di Lucinda. La piccola casa dove abitavano con la famiglia era composta da due stanzette buie e fumose. Le pareti grigie erano spoglie e l'arredamento consisteva solo in una panca di legno, una tavola su cavalletti e la pila di paglie ricci dove dormiva la famiglia. Il pavimento era cosparso di paglia con qualche rametto di lavanda. Un misero tentativo di profumare l'aria, che sapeva di rancido a causa delle candele di sego usate per illuminare l'ambiente. «Fra un momento», disse Luz, «la finestrella era l'unico posto dove non soffriva di claustrofobia. In fondo al vicolo, a destra, c'era il mercato che aveva scorto prima e se si sporgeva un po' di più, riusciva a vedere uno squarcio nel castello di pietra bianca». Quella vista attirava e tormentava Lucinda. Luz lo percepiva attraverso l'anima che condividevano, perché la sera del giorno in cui Lucinda aveva incontrato per la prima volta Daniel al Giardino delle Rose, lei era tornata a casa e lo aveva fortuitamente visto affacciarsi pensieroso da una delle finestre della torre più alta del castello. Da allora lei sbirciava in quella direzione ogni volta che poteva. Ma lui non era più apparso. Un'altra voce mormorò:
Ma cosa guarda per tutto quel tempo? Cosa ci sarà di tanto interessante? Oh, solo il buon Dio lo sa, rispose Helen con un sospiro. Mia sorella vive di sogni. Luz si volse lenta. Il suo corpo non le era mai parso tanto strano. La parte della Lucinda medievale era depressa e letargica, schiacciata dall'amore che era convinta di aver perso. La parte di Lucinda Price invece si aggrappava all'idea che forse poteva ancora esserci un'occasione. Era faticoso svolgere anche il più semplice dei compiti, come conversare con le tre ragazze davanti a lei, che avevano volti graziosi stropicciati dalla preoccupazione. La più alta al centro era Helen, l'unica sorella di Lucinda e la maggiore dei cinque figli della famiglia. Si era sposata da poco e, a riprova del fatto, portava i folti capelli biondi divisi in due trecce raccolte in una severa crocchia sulla nuca. Accanto a Helen c'era Laura, la loro giovane vicina. Lucy intuì che era di lei che parlavano le due donne affaccendate al filo d'avvocato. Anche se aveva soltanto 12 anni, Laura era molto bella, bionda, con grandi occhi azzurri e una risata piena e argentina che si sentivano fino all'altro capo della città. Lucy represse una risatina, cercando di conciliare l'istinto protettivo della mamma di Laura con quel che Lucinda sapeva della ragazza. Palmi premuti con qualche giovane paggio nei freddi recessi del bosco del feudo. Quel che Luz apprese dai ricordi di Lucinda su Laura le fece venire in mente Arianna. Laura, come l'angelo, si innamorava facilmente. E poi c'era Eleanor, l'amica più cara di Lucinda. Erano cresciuti insieme, scambiandosi vestiti come sorelle, e bisticciavano come sorelle. Eleanor aveva un carattere schietto e brusco, e spesso faceva crollare i sogni a occhi aperti di Lucinda con qualche commento tagliente. Aveva la capacità di riportare Lucinda alla realtà, ma le voleva un mondo di bene. Luz pensò che tutto sommato quell'amicizia non era molto diversa dal suo rapporto con Shelby nel presente. «Allora?» chiese Eleanor. «Allora cosa?» domandò Lucinda con un sussulto. «Smettetela di fissarmi tutte e tre!» «Ti abbiamo soltanto chiesto tre volte quale maschera indosserai stasera!» Eleanor sventolò tre maschere dai colori vivaci sotto il naso di Lucinda. «Per favore, non farci stare col fiato sospeso!» Erano maschere semplici che coprivano solo gli occhi e il naso e si legavano dietro la testa con un nastro di seta. Rivestite di un identico tessuto grezzo, ciascuna era stata dipinta in maniera diversa. Una rossa con piccole viole nere, una verde con delicati boccioli bianchi e una color avorio con roselline di un rosa tenue vicino agli occhi. «Le fissa come se non avesse visto le stesse identiche maschere per 5 anni di fila», mormorò Eleanor a Helen. «Ha il talento di vedere la roba vecchia come fosse nuova», replicò Helen. Luz rabbrividì, anche se la stanza era più calda di quanto non lo fosse stata per gran parte dell'inverno. In cambio delle uova che i cittadini avevano offerto in dono al signore del feudo, lui li aveva ripagati con una fascina di legna di cedro, e così nel caminetto scoppiettava un fuoco allegro che dava alle fanciulle un bel colorito sano. Daniel era stato il cavaliere incaricato di raccogliere le uova e di distribuire la legna. Era entrato dalla porta tutto impettito, ma quando aveva visto Lucinda nella stanza si era fermato di colpo, sussultando. Era stata l'ultima volta che la Lucinda medievale lo aveva visto e, dopo mesi di appuntamenti segreti nella foresta, la Luz del passato si era convinta che non lo avrebbe mai più incontrato. «Ma perché?» si domandò Luz. Luz avvertiva la vergogna che Lucinda provava per le misere condizioni della sua famiglia, ma non le sembrava giusto. A Daniel non sarebbe mai importato che Lucinda fosse figlia di un contadino. Lui sapeva che lei era sempre stata molto più di questo. Doveva esserci qualcos'altro, qualcosa che Lucinda era troppo triste per comprendere con chiarezza. Ma Luz poteva aiutarla a trovare Daniel, a riconquistarlo, anche solo per il breve periodo che le restava da vivere. «Ti sta bene quella a color avorio, Lucinda?» suggerì Laura nel tentativo di scuoterla. Ma Luz non riuscì a interessarsi alle maschere. «Oh, una qualsiasi andrà bene, sì, forse quella avorio si abbina al mio vestito»,
sollevò con aria afflitta un lembo del logoro abito di lana. Le ragazze scoppiarono a ridere. «Non vorrei certo indossare quella misera veste da tutti i giorni!» esclamò Laura. «Ci metteremo tutte in gingheri!» Si lasciò cadere con aria melodrammatica sulla panca di legno accanto al camino. «Oh, io non potrei mai innamorarmi con indosso il vestito che porto sempre al mercato!» Un ricordo affiorò nella mente di Luz. Lucinda si era finta una damigella in alto rango indossando il suo abito migliore e si era intrufolata nel rosetto del castello. Era lì che aveva incontrato per la prima volta Daniel in quella vita. Ecco perché la loro storia d'amore era stata una menzogna fin dal principio. Daniel aveva pensato che Lucinda fosse ben altro che non la figlia di un contadino. Ed ecco perché il pensiero di indossare di nuovo l'elegante abito rosso e fingere allegria alla festa per Lucinda era una prospettiva penosa. Ma Luz conosceva Daniel meglio di Lucinda. Se lui avesse avuto l'occasione di passare il giorno di San Valentino con lei, l'avrebbe afferrata al volo. Certo, non poteva spiegare alle altre ragazze questo suo tormento interiore, così si limitò a voltarsi e ad asciugarsi di nascosto le lacrime col dorso della mano. «Però quasi che l'amore l'abbia già trovata e sconvolta», mormorò Ellen alle amiche. «Se l'amore ti prende a calci, allora prendi a calci l'amore, dico io!» esclamò Eleanor con voce stentorea. «Scacciavi la tristezza con le scarpette da ballo!» «Oh, Eleanor!» si sentì dire Luz. «Tu non capisci!» «E invece tu capisci!» rise Eleanor. «Tu, la ragazza che non ha voluto nemmeno mettere il suo nome nell'urla di Cupido!» «Oh, Lucinda!» Laura si coprì la bocca con una mano. «Perché no? Non so cosa darei perché la mamma mi lasciasse mettere il nome nell'urna di Cupido. Motivo per cui io ho infilato il suo nome nell'urna per lei», dichiarò Eleanor, tirando l'oro della veste di Luz per farla girare in tondo. Dopo un inseguimento che fece ribaltare la panca e cadere la candela di sego dalla mensola, Luz afferrò la mano di Eleanor. «Dimmi che non l'hai fatto. Oh, un po' di svago non ti farà male. Voglio vederti danzare stasera, allegra e spensierata insieme alle altre maschere. Avanti, aiutami a scegliere una maschera. Quale colore mi fa sembrare il naso più piccolo, il rosso o il verde? Magari così riuscirò ad accalappiare un uomo». Le guance di Luz erano in fiamme. «L'urna di Cupido! Cosa aveva a che fare il giorno di San Valentino con Daniel? Prima di poter parlare, qualcuno tirò fuori il vestito dalla festa di Lucinda, un lungo abito di lana rossa con il collo orlato di pelliccia di lontra. Aveva la scollatura più profonda di quanto Luz avrebbe mai osato indossare in Georgia. Se Bill l'avesse vista, molto probabilmente le avrebbe grugnito un «Urrà!» nelle orecchie. Luz rimase seduta immobile, mentre le dita di Ellen le intrecciavano delle bacche di agrifoglio nei lunghi capelli neri. Pensava a Daniel, al modo in cui i suoi occhi si erano illuminati nel giardino delle rose quando si era avvicinata a Lucinda la prima volta. Le ragazze trasalirono quando qualcuno bussò alla porta, poi sulla soglia comparve il viso di una donna. Luz la riconobbe subito come la madre di Lucinda. Senza riflettere, si alzò per correre a rintanarsi fra le accoglienti braccia della mamma, che la strinsero forte e con immenso affetto. Era la prima delle vite che Luz aveva visitato in cui sentiva un potente legame con sua madre. Provò un misto di gioia e nostalgia di casa. La Thunderbolt, in Georgia. Luz si sforzava di comportarsi da persona matura e indipendente il più possibile. Lucinda faceva lo stesso. Si rese conto Luz, ma in certe occasioni, come questa, quando il mal d'amore privava il mondo di qualsiasi allegria, non c'era niente di meglio del conforto di un abbraccio materno. «Oh, figlie mie, così belle e cresciute! Mi fate sentire più vecchia di quanto sono!» La mamma rise, accarezzando i capelli di Luz. Aveva dolci occhi nocciole, sopracciglia morbide ed espressive. «Oh, mamma!» mormorò Luz, con la guancia appoggiata sulla spalla della madre. Stava pensando a Doreen Price e si sforzava di non piangere. «Mamma, raccontaci ancora una volta come hai conosciuto papà alla fiera di San Valentino!» disse Ellen.
No, non di nuovo quella storia, si lamentò la madre, ma le ragazze videro che nei suoi occhi la storia stava già prendendo forma. Sì, sì, gridarono in coro le ragazze. Sapete, ero più giovane di Lucinda all'epoca, cominciò la sua voce suadente. Mia madre mi fece indossare la maschera che lei aveva portato tanti anni prima e sulla porta mi diede questo consiglio. Sorridi, bambina, agli uomini piacciono le fanciulle felici, cerca notti felici per giorni felici. Mentre la mamma proseguiva con il suo racconto d'amore, Lucy si ritrovò a spostare lo sguardo verso la finestra, immaginando le torri del castello e Daniel alla facciata. Cercava lei. Terminato il racconto, la mamma trasse qualcosa dalla borsa che le pendeva alla cintura e lo porse a Luz, strizzandole l'occhio. «Per te», mormorò. Era un piccolo involto di stoffa legato con un filo di raffia. Luz si avvicinò alla finestra e lo aprì lentamente. Le tremavano le dita mentre slegava il nodo di raffia. Dentro c'era un centrino di pizzo a forma di cuore, grande pressappoco quanto il suo pugno. Qualcuno aveva scritto delle parole con quella che a Luz sembrava tanto una Big Blue. «Le rose sono rosse». «Le viola...» «Oh, le rose sono rosse, le viole sono blu. Lo zucchero è dolce, così sei tu. Ti aspetto stasera, con amore, Daniel». Faccio una piccola pausa per bere e per riprendermi da quanto sia orribile questa poesia. Lucy per poco non si strozzò nel reprimere una risata. Sapeva che Daniel non avrebbe mai scritto una cosa del genere. Doveva esserci qualcun altro dietro. Bill? Ma per la parte di Lucy che era Lucinda, le parole erano soltanto un guazzabuglio di scarabocchi. Non sapeva leggere, come capì Lucy. Eppure una volta che Lucy elaborò il significato dei versi, sentì che in Lucinda si apriva uno spiraglio di comprensione. La sua sé del passato la trovava più adorabile e squisita poesia mai scritta. Sì, Lucy sarebbe andata alla festa e avrebbe trovato Daniel per mostrare a Lucinda quanto era potente il loro amore. Quella sera si sarebbe danzato, quella sera ci sarebbe stata magia nell'aria, e se anche fosse stata l'unica volta nella lunga storia di Daniel e Lucinda, quella sera lei avrebbe assaporato la gioia speciale di trascorrere San Valentino con l'uomo che amava. Capitolo finito, piccola pausa, giusto per reidratarmi. Cristiana dice: mi aspettavo, le rose sono rosse, le viole sono blu, non so scrivere poesie, fammi vedere le... Yes. Tiziana, va bene tutto. A parte comunque che le rose sono rosa, le viole sono viola, non ho capito perché le rose sono rosse e le viole sono blu. Allora cazzo, chiamatele le rosse e le blu, invece che le rosa e le rose e le viole. No, sono pazzo io, oppure è realmente così? Le rose sono anche rosse. Allora chiamatele rosse, ok? Le rose sono rosa, se no le chiamavano in un'altra maniera. Se io domani prendo un fiore e le dico: oh, lo chiamo questo fiore, le chiamerò gialla. Ecco te, le gialle. E sono di colore verde. No, uno dice: oh, sei scemo, saranno le verdi, se le vuoi chiamare così. Scusate, piccola. Questa, come dire, polemica fra me e me medesimo. Oh,
un'ultima boccata. E adesso andiamo avanti con il capitolo numero 3. Delizia nel disordine. Eleanor, gridò Luce tra la calca di ballerini quando la sua amica le sfilò davanti nell'allegra fila di una giga. Ma Eleanor non la sentì. Era difficile stabilire se la voce di Luz fosse stata soffocata dal clamore della folla radunata davanti a un teatrino di burattini sistemato sul lato ovest della pista da ballo, oppure dalla ressa affamata e schiamazzante che faceva la coda ai tavoli imbanditi sul lato est del prato. O forse erano soltanto quelli che ballavano al centro, che saltellavano, si incrociavano e piroettavano con sfrenato, romantico abbandono. Sembrava che i ballerini della fiera di San Valentino non stessero soltanto danzando, ma anche strillando, ridendo, ripetendo i versi delle canzoni dei trovatori e chiamando gli amici dall'altro lato della pista fangosa. Facevano tutto insieme. Era tutto a squarciagola. Eleanor non era più a portata d'orecchio, impegnata a volteggiare sgambettando dall'altro lato del prato orlato di querce. Luz non ebbe altra scelta che tornare al suo cavaliere maldestro a fare una riverenza. Era un uomo adulto, allampanato, con le guance cadenti e le labbra piegate all'ingiù. Teneva le spalle curve come se volesse nascondersi dietro la maschera da lince troppo piccola. Eppure a Lucinda non importava. Non ricordava di essersi mai divertita tanto a ballare. Le danze si erano aperte non appena il sole aveva lambito l'orizzonte. Adesso le stelle splendevano nel firmamento come gemme preziose. C'erano sempre tantissime stelle nei cieli del passato. La notte era fredda, ma Luz aveva le guance arrossate e la fronte imperlata di sudore. Quando la musica terminò, ringraziò il suo cavaliere e si defilò fra gli altri ballerini, ansiosa di andarsene. Perché, malgrado la gioia di ballare sotto le stelle, Luz non aveva dimenticato il vero motivo per cui era lì. Spaziò con lo sguardo sul prato gremito ed ebbe il timore di non trovare Daniel. Se anche se fosse trovato lì da qualche parte. Quattro minestrelli dagli abiti variopinti erano saliti su una pedana traballante nel lato nord del prato, pizzicando liuti e lire per suonare una canzone dolce come una ballata dei Beatles. Ai balli della scuola i lenti erano le canzoni che rendevano le ragazze single, compresa Luz, un po' nervose, ma qui i movimenti erano inscritti nelle canzoni. E a nessuna mancava mai un cavaliere. Bastava afferrare il corpo accaldato più vicino e nel bene o nel male si ballava. Una giga saltellante con questo, una danza in circolo a gruppi di otto con un altro. Luz percepì che per Lucinda alcuni passi erano innati e i rimanenti erano facili da seguire. Oh, se solo Daniel fosse stato lì. Luz si ritirò ai margini del prato per riprendere fiato e si mise a studiare l'abbigliamento delle donne. Per i gusti moderni non erano vestiti eleganti, ma le signore li indossavano con un tale orgoglio che sembravano raffinati per quanto quelli che aveva visto a Versailles. La maggior parte erano di lana. Un paio avevano decori di lino o cotone di cuciti al colletto e sugli orli. Quasi tutti possedevano soltanto un paio di calzature e così abbandonavano gli stivali di cuoio logoro. Ma presto Luz si accorse di quanto fosse più comodo ballare con quelli che non con le scarpe da tacco alto che martoriavano i piedi. Gli uomini riuscivano a parere azzimati con le loro calze brache migliori. Molti indossavano una lunga tunica di lana per riscaldarsi, ma tenevano i cappucci abbassati sulle spalle. La temperatura quella notte non era freddissima, anzi quasi mite. Le loro maschere di cuoio erano dipinte per raffigurare i musi degli animali della foresta, il complemento naturale ai disegni floreali delle maschere femminili. Un paio di uomini portavano guanti dall'aria costosa, ma la maggior parte delle mani che Luz toccò quella notte erano fredde, rosse e screpolate. I gatti osservavano lo spettacolo delle strade fangose intorno al prato. I cani cercavano i padroni nella calca. L'aria odorava di pino e sudore e cera d'api e dall'aroma dolciastro del pan di zenzero appena sfornato.
Mentre la canzone andava finendo, Luz individuò Eleanor, che non nascose il sollievo di essere sottratta alle braccia di un ragazzotto la cui maschera rossa ricordava il muso di una volpe. «Dov'è Laura?» Eleanor indicò un gruppetto di alberi. La loro amica se ne stava incollata a un ragazzo sconosciuto e gli sussurrava qualcosa. Lui le stava mostrando un libro, gesticolando. Sembrava molto indaffarato a lisciarsi i capelli. Indossava una maschera col muso di coniglio. Le ragazze si scambiarono un risolino complice mentre fendevano la folla. Ecco Helen, seduta con suo marito su una coperta di lana distesa nell'erba. Si dividevano una tazza di legno colma di sidro fumante e ridevano spensierati. Allora quella scena fece avvertire di nuovo la mancanza di Daniel. C'erano innamorati dappertutto. Perfino i genitori di Lucinda erano venuti alla fiera. La folta barba bianca di suo padre sfiorava la morbida guancia di sua madre, mentre i due passeggiavano a braccetto intorno al prato. Luz sospirò, poi accarezzò il centrino di pizzo che teneva in tasca. «Le rose sono rosse, le viole sono blu. Se non l'ho scritto Daniel, allora chi è stato?» L'ultima volta che aveva ricevuto un biglietto che pareva scritto da Daniel era stata una trappola degli esclusi, e Cam l'aveva salvata. All'improvviso le si rizzarono i peli sulla nuca. Era una trappola. Bill aveva detto che era soltanto una festa di San Valentino. Si era già impegnato tanto per aiutarla nella sua ricerca. Non l'avrebbe lasciata sola se ci fosse stato un vero pericolo, giusto? Scacciò via quel pensiero. Bill le aveva assicurato che Daniel si sarebbe presentato alla fiera e Luz gli credeva. Ma l'attesa la stava uccidendo. Seguì Eleanor verso un lungo tavolo imbandito con vassoi e zuppiere colmi di semplice cibo contadino, fete di anatra arrosto con insalata di cavoli, lepri intere allo spiedo, cavolfiori coperti da una salsa color arancio vivo, trionfi di mele e pere, ciotole di riden scolto nei boschi circostanti, e poi un altro lungo tavolo di legno con pasticci di carne, frutta, spilenchi e mezzi bruciati. Luz guardò un uomo che estraeva un coltello piatto da una fascia intorno alla ciotola per tagliarsi una generosa fetta di pasticcio. Mentre usciva di casa quella sera, la mamma di Lucinda le aveva dato un cucchiaio di legno che si era legata con un filo di lana intorno alla vita. La gente era preparata per mangiare, aggiustare o combattere così come Luz era preparata per l'amore. Eleanor ricomparve al suo fianco e le mise una scodella di porridge sotto il naso. «Con salsa di olive sopra», disse Eleanor, «proprio come piace a te». Quando Lucy immerse il cucchiaio nella pappa densa, si sprigionò un aroma delizioso che le fece venire l'acquolina in bocca. Il porridge era caldo e saporito, proprio quello che le serviva per rimettersi in forze per un altro ballo. Senza quasi accorgersene, lo finì in pochi bocconi. Eleanor fissò sorpresa la scodella vuota. «Ballare ti mette appetito, eh?» Luz annuì, sazia e riscaldata. Poi notò due ecclesiastici, vestiti di marrone seduti in disparte su una panca di legno sotto un olmo. Nessuno dei due partecipava ai festeggiamenti, anzi sembravano più controllori che partecipanti, ma il più giovane muoveva i piedi al ritmo della musica. Mentre l'altro, un uomo segaligno dal viso emaciato, scrutava la folla con un cipiglio severo. «Il Signore osserva e ascolta questa dissolutezza impudica perpetrata così vicino alla sua casa», borbottò quello segaligno. «Non solo questo», l'altro prete ridacchiò. «Ricordate, padre Docket, quanto oro della chiesa è andato per il banchetto di sua signoria per San Valentino? 20 pezzi d'oro solo per quel cervo, se non erro. Mentre questa gente non spende niente per questa festa se non l'energia per danzare. E danzano come angeli. Se solo Luz avesse visto il suo angelo danzare verso di lei in quel momento. Angeli che dormiranno per tutto il giorno domani invece di lavorare, sentite a me, padre Herrick. Ma non vedete la gioia su quei giovani volti?» Gli occhi del vicario più giovane scrutarono il prato. Ho confuso le voci, sì. Incontrarono quelli di Luz dall'alto lato e si illuminarono. Lei si ritrovò a ricambiare il sorriso dietro la maschera.
ma la sua gioia quella sera sarebbe stata di gran lunga superiore se fosse stata fra le braccia di Daniel. Altrimenti a cosa serviva quella romantica serata? A quanto pareva, Luce e il vicario della faccia maciata erano le uniche due persone a non godersi la festa in maschera. In genere a Luce piacevano le feste, ma in quel momento avrebbe voluto soltanto strappare via la maschera a ogni ragazzo che le passava davanti. E se non si fosse accorta che Daniel era già lì, confuso tra la folla, come avrebbe fatto a sapere che il Daniel di quest'epoca lo stava cercando? Cominciò a fissare con una tale intensità un altro ragazzo biondo con la maschera a becco d'aquila che il giovane lasciò la sua postazione fra il banco del giocattolaio e il teatrino dei burattini per avvicinarmi. «Posso presentarmi o preferisci continuare a fissarmi?» La voce di lui non le suonò familiare, ma neppure sconosciuta. Per un momento Luce trattenne il fiato. Immaginò l'estasi delle sue mani che le cingevano la vita, il modo in cui la reclinava la testa prima di baciarla. Avrebbe voluto toccare il punto dove le sue ali spuntavano sulle spalle, le cicatrici segrete che nessuno conosceva tranne lei. Quando lei allungò una mano per sollevargli la maschera, lui sogghignò. Quella sfacciataggine, ma il suo sorriso si spense in fretta. Ma il suo sorriso si spense in fretta quanto quello di Luce quando lei lo vide in faccia. Era molto attraente, ma c'era un unico problema. Non era Daniel. Ogni tratto del suo volto, il naso dritto, la mascella volitiva, i luminosi occhi grigi, impallidiva in confronto al ragazzo che si era aspettata di vedere. Luce si lasciò sfuggire un triste sospiro di delusione. Il ragazzo non riuscì a nascondere l'imbarazzo, balbettò qualche parola, poi si rimise la maschera e Luce si vergognò della propria reazione. «Scusa», disse indietreggiando di qualche passo, «ti ho scambiato per un altro». Per sua fortuna, mentre arretrava, Luce andò a urtare contro Laura, il cui viso, al contrario di quello di Lucinda, era raggiante per la magia di quella notte. «Oh, spero che si sbrighino a tirar fuori i nomi dell'urna di Cupido», mormorò Laura, saltellando eccitata, e la trascinò via dal ragazzo Aquila. «Hai infilato anche tu il tuo nome di nascosto?» le domandò Luce, e riuscì ad abbozzare un sorriso. Laura fece di no con la testa. «Ah, la mamma mi ucciderebbe». Non manca molto ormai, Eleanor comparve accanto a loro. Aveva l'aria trepidante, era una ragazza spigliata e sicura di sé, tranne quando si trattava di ragazzi. L'estrazione ci sarà al prossimo rintocco di campane per dare alle nuove coppie l'opportunità di danzare, o magari di scambiarsi un bacio, se sono fortunati. Il prossimo rintocco di campane. Allora sembrava che le campane delle 8 avessero appena suonato, ma probabilmente il tempo correva più di quanto si rendesse conto. Erano già le 9. Il tempo per trovare Daniel si stava esaurendo e la sua ricerca ossessiva nella galleria di maschere non stava dando risultati. Nessun scintillio di occhi viola dietro le maschere. Doveva agire. Qualcosa le disse che avrebbe avuto più fortuna in pista. «Balliamo ancora?» chiese alle amiche, tirandole di nuovo nella mischia. I ballerini avevano trasformato il prato in una poltiglia di fango. La musica si era fatta un po' più complicata, una specie di danza sincopata che richiedeva figure diverse. Luce seguì i passi leggeri e veloci, imparando alla svelta i movimenti delle mani, palmo contro palmo con il gentiluomo di fronte, una riverenza, qualche saltello intorno al proprio cavaliere per arrivare schiena contro schiena e poi il cambio con la ragazza alla sua sinistra e di nuovo palmo contro palmo col giovanotto successivo e l'intera sequenza si ripeteva. A metà della canzone Luce era già a corto di fiato e rideva. Quando si fermò davanti al nuovo cavaliere, all'improvviso il fango le bloccò i piedi. Il giovane era alto e snello, con la maschera maculata da leopardo. Una scelta esotica per Lucinda, dato che non c'erano leopardi nei boschi intorno alla città. Era di sicuro la maschera più elegante di tutta la festa. L'uomo le porse le mani guantate, e quando Luce vi posò sopra le sue con cautela, la sua stretta fu salda, quasi possessiva. Dietro i fiori nella maschera da leopardo balenò una scintilla gentile quando gli occhi verde smeraldo incontrarono i suoi.
Capitolo numero 4. Sospesi tra le stelle. Buonasera, madamigella. Danzate leggiadra come un angelo. Le labbra di Luce si schiusero per rispondere, ma la voce le si strozzò in gola. Che cosa ci faceva Cam a quella festa? Buonasera a voi, signore, rispose Luce con voce tremula. A furia di ballare aveva la faccia arrossata, le trecce sfatte e una delle maniche del vestito le era scivolata dalla spalla. Sentì lo sguardo di Cam sulla sua pelle nuda, fece per alzarsi la spallina, ma una mano guantata intercettò la sua per fermarla. Il disordine in cui versate è adorabile. Lui fece scorrere un dito sulla clavicola di Luce e lei rabbrividì. Accende l'immaginazione di un uomo. La musica mutò registro, suggerendo ai ballerini di cambiare compagno. Le dita di Cam lasciarono la sua pelle, ma il cuore di Luce batteva ancora all'impazzata mentre si separavano a passo di danza. Luce continuò a seguire Cam con la coda dell'occhio. La stava osservando. In qualche modo sapeva che quello che aveva di fronte non era il Cam del presente che la inseguiva a ritroso nel tempo. Era il Cam che viveva e respirava in quell'area medievale. Era decisamente il ballerino più elegante di tutta la festa, con un'agilità eterea nei suoi movimenti che non passava inosservato presso le signore. Dall'interesse che aveva suscitato, Luce capì che non era di quelle parti. Era venuto apposta per la fiera di San Valentino, ma perché? E poi tornarono a ballare insieme. Ballare ancora? Luce si sentiva il corpo rigido e inerte. Perfino la musica sembrava sospesa fra una battuta e l'altra, tanto da farle temere che lei e Cam sarebbero rimasti bloccati sul posto a fissarsi negli occhi per sempre. «State bene, signore?» Luce non si era aspettata di dirlo, ma c'era qualcosa di strano nell'espressione di lui. Un'ombra scura che nemmeno la maschera riusciva a nascondere. Non l'oscurità dei demoni, non l'aspetto terrificante con cui era apparso nel cimitero della Sword and Cross. No, l'anima di questo Cam era aggravata dalla sofferenza. Cosa aveva mai potuto ridurlo così? Gli occhi di lui si ridussero a una fessura, come se avesse percepito i suoi pensieri e qualcosa sul suo viso cambiò. Non sono mai stato meglio. Cam inclinò la testa da un lato. Piuttosto sei tu che mi preoccupi, Lucinda. Io? Luce fece del suo meglio per nascondere il suo turbamento. Avrebbe voluto indossare una maschera diversa, che la rendesse invisibile e impedisse a Cam di pensare e di sapere cosa stava provando. Lui si sollevò la maschera sulla fronte. Ti sei lanciata in una impresa impossibile. Finirei sola e col cuore spezzato. A meno che... Lui scosse la testa. C'è così tanta tenebra in te, Lucinda. La maschera da leopardo tornò al suo posto. Che ritorna. La sua voce si spense mentre si allontanava ballando. Ma Luce non aveva finito con lui. Aspetta! Cam però si era confuso tra la folla. Stava danzando in lenti circoli con una nuova damigella, Laura. Cam mormorò qualcosa all'orecchio dell'innocente fanciulla e lei gettò indietro la testa e rise. Luce schiumò di collera. Avrebbe voluto strappare l'ingenua, radiosa Laura dall'oscurità di Cam, prendere Cam di petto e costringerlo a spiegarsi, avere con lui una vera conversazione alle sue condizioni, non in qualche sporadico, melodrammatico intervallo fra un passo di giga e l'altro, nel bel mezzo di una pubblica festa del Medioevo. Ed eccolo tornare verso di lei, con un controllo perfetto dei passi, come fosse lui a dettare il ritmo della musica. Luce non avrebbe potuto sentirsi meno padrona di sé, proprio quando stava per giungere di fronte un uomo alto e biondo vestito completamente di nero, si frappose tra loro con un'abile mossa. Rimase fermo davanti a lei e non fece cenno di danzare. Ciao, lei boccheggiò. Ciao. Alto, muscoloso,
Misterioso oltre ogni immaginazione, Luce lo avrebbe riconosciuto ovunque. Allungò una mano nel disperato tentativo di stabilire un contatto, di sentire il dolce calore della pelle del suo vero amore, Daniel. Ma proprio mentre la musica stava per indicare l'ennesimo cambio di coppia, rallentò, quasi per magia, e si trasformò in una melodia lenta e dolcissima. Le fiamme delle candele disposte intorno al prato tremolarono contro il cielo nero e l'intero mondo parve trattenere il fiato. Luz guardò Daniel negli occhi e tutto il movimento e i colori intorno a lui sbiadirono. Lo aveva trovato. Le braccia di lui la cinsero la vita, mentre il corpo di lei aderiva al suo lentamente, vibrando di eccitazione a quel contatto, lasciandosi avvolgere dalle sue braccia. Luz pensò che non c'era niente di più meraviglioso al mondo che ballare con il suo angelo. I loro piedi sfioravano leggeri il terreno con la stessa suavità di quando Daniel la portava con sé in volo. Luz sentì che anche il suo cuore danzava lieve, una sensazione che provava soltanto quando era vicina a Daniel. Niente di più meraviglioso, tranne forse i suoi baci. Luz socchiuse le labbra, invitante, ma Daniel continuò a guardarla, mangiandola con gli occhi. «Credevo che non saresti mai venuto», disse. Luz ripensò alla sua fuga dal cortile attraverso gli annunziatori, ai suoi viaggi nelle vite passate dove si era vista bruciare, ai litigi che lei e Daniel avevano avuto sul fatto di tenerla in vita e al sicuro. A volte era facile dimenticare quanto stessero bene insieme, quanto lui fosse adorabile, gentile, quanto stare con lui fosse come volare. Le bastava guardarlo per sentirsi rezzare la sottile peluria sulle braccia, perché il suo cuore facesse le capriole, fremente, in ansia ed energia. E non era niente in confronto a quello che provava quando lui la baciava. Daniel sollevò la maschera e la strinse così forte che lei non riusciva a muoversi. Non l'avrebbe fatto comunque, voleva soltanto abbandonarsi alla vista di ogni amabile tratto del suo volto, indugiando con gli occhi sulla morbida curva delle sue labbra. Dopo quella lunga attesa, impaziente, non riusciva a crederci. Era davvero lui. «Tornerò sempre da te». Lo sguardo di lui aveva quasi un effetto ipnotico su di lei. «Niente può fermarmi». Luz si sollevò, in punta di piedi, con una voglia sempre più irrefrenabile di baciarlo, ma Daniel le premette un dito sulle labbra e sorrise. «Vieni con me», sussurrò, prendendola per mano. Daniel la condusse lontano dalla folla, oltre l'anello di querce che orlava il prato. L'erba alta le solleticava le caviglie, mentre il chiaro di luna illuminava il tragitto finché non entrarono nella fredda oscurità della foresta. A quel punto Daniel accese una piccola lanterna, come se facesse tutto parte di un piano. «Dove stiamo andando?» chiese lei, anche se in realtà non le importava, purché stessero insieme. Daniel scosse la testa e sorrise. Le sostenne una mano per aiutarla a scavalcare un ramo caduto che ostruiva il passaggio. Poi si addentravano nella foresta. Più la musica si affievoliva in lontananza, mescolandosi al bubulare dei gufi, al fruscio degli scoiattoli sui rami e al canto melodioso degli usignoli. La lanterna ondeggiava nella mano di Daniel, illuminando a tratti l'entrico di rami spogli protesi come artigli verso di loro. Un tempo Luz avrebbe avuto paura delle ombre della foresta, ma le sembravano passati millenni da allora. Mentre camminavano, mano nella mano, i piedi di Luz e Daniel seguivano uno stretto sentiero di ciottoli. Faceva sempre più freddo e lei si strinse a lui in cerca di calore, lasciandosi avvolgere dalle sue braccia. Quando arrivarono a un bivio, Daniel si fermò un istante, come se non sapesse dove andare, poi si volse verso di lei. «Vorrei spiegarti», disse. «Ti devo un regalo di San Valentino». Luz rise. «Tu non mi devi niente, mi basta stare con te». «Ah, ma io ho ricevuto il tuo regalo». «Il mio regalo?» Lei si scostò per guardarlo in faccia, sorpresa. «Sì,
e mi ha commosso profondamente. Le prese la mano. Vorrei scusarmi se ti ho fatto dubitare dei miei sentimenti. Fino a ieri non pensavo che avrei potuto incontrarti stasera. Un corvo grecchiò, volando in un circolo sopra di loro per poi appollaiarsi su un ramo vicino. Ma poi è arrivato un messaggero che ha consegnato a tutti i cavalieri della mia compagnia l'ordine di partecipare alla festa. Temo di aver sfinito il mio cavallo nella fretta di correre qui da te stanotte. È solo che ero così desideroso di ricambiare il tuo splendido regalo. Ma Daniel, io non ti ringrazio, Lucinda. E tiro fuori un fotero di pelle adatto a un pugnale. Lucy si sforzò di non apparire troppo confusa, ma non aveva mai visto quell'oggetto in vita sua. Oh, rise piano e giocherellò con il centrino che teneva in tasca. Hai mai la sensazione che qualcuno ci osservi? Lui sorrise e disse in continuazione. Forse sono i nostri angeli custodi, mormorò Lucy in tono scherzoso. Può darsi, ne convenne Daniel, ma per fortuna in questo momento siamo solo tu e io. La prese per mano e imboccò il sentiero a sinistra. Fecero ancora qualche passo, poi svoltarono a destra e oltrepassarono una quercia dal tronco nodoso. Nell'oscurità Luz percepì, più che vedere, una piccola radura circolare in cui doveva essere stata abbattuta una quercia imponente. Il ceppo si trovava al centro. C'era qualcosa sopra, ma Luz non riusciva ancora a distinguerlo bene. «Chiudi gli occhi», le disse Daniel, e quando lei obbedì, sentì che la lanterna si allontanava. Udì Daniel muoversi per la radura, fu quasi sul punto di sbirciare, ma riuscì a trattenersi, volendo gustarsi la sorpresa che aveva in serbo per lei. Dopo qualche istante, un profumo familiare le riempì le narici. Serrò gli occhi ancora di più e ispirò a fondo. Qualcosa di delicato, floreale e assolutamente inconfondibile. Peonie. Continuando a tenere gli occhi chiusi, Luz rivide la sua squalida stanza nel dormitorio della Sword and Cross, abbellita dal vaso di peonie sul davanzale, le peonie che Daniel aveva portato in ospedale. Rivide l'orlo del precipizio in Tibet, dove era arrivata giusto in tempo per assistere alla scena di Daniel, che donava una peonia dopo l'altra alla sua sede del passato, in un gioco che era finito troppo presto. Riusciva quasi a sentire il profumo del gazebo di Elston, traboccante di peonie con le loro bianche corolle sfrangiate. Adesso apri gli occhi. Luz avvertì come un sorriso nella voce di Daniel quando aprì gli occhi e lo vide accanto al ceppo su cui troneggiava un alto vaso di rame con un grande mazzo di peonie. Trasalì e si coprì la bocca con la mano. Ma non era tutto. Daniel aveva intrecciato bocciole di peonia fra i rami dei cespugli e infilato altre peonie nelle cavità di tutti gli altri tronchi della radura. Aveva ricoperto il terreno una soffice nevicata di petali bianchi e intrecciato una ghirlanda di peonie per i suoi capelli. Aveva acceso decine di candele in piccole lanterne appese dappertutto, illuminando lo spazio di un magico fulgore. Quando si avvicinò per posarle la coroncina di fiori sulla testa, Luz e la sua semidievale per poco non si sciolsero. La Lucinda del passato non riconobbe la vasta distesa di fiori, non aveva idea di come se li fosse procurati a febbraio, eppure amava ogni petalo della sorpresa. Ma Lucinda Price sapeva che le candide peonie erano più di un regalo di San Valentino. Erano il simbolo dell'amore eterno di Daniel Gregory. La luce delle candele danzava sul suo viso. Daniel sorrideva, ma sembrava nervoso, come se non fosse sicuro che il regalo le piacesse. «Oh, Daniel!» Lei gli corse fra le braccia. «Sono bellissime!» Lui la sollevò da terra, facendola girare in tondo, poi le sistemò la ghirlanda sulla testa. «Si chiamano peonie. Non proprio i fiori tradizionali di San Valentino», disse scuotendo la testa pensieroso. «Ma in un certo senso rappresentano una tradizione». A Luz piacque il fatto di aver capito esattamente cosa intendeva. «Magari
Potremmo fare di questi fiori la nostra tradizione di San Valentino, suggerì lei. Daniel colse un lungo stelo dal mazzo nel vaso e glielo infilò fra le dita, premendoglielo vicino al cuore. Tante volte nel corso della storia aveva compiuto quello stesso identico gesto. Lo si notò uno scintillio nei suoi occhi, che significava che non si sarebbe mai stancato di ripeterlo. Sì, la nostra personale tradizione di San Valentino, confermò lui. Peonie, beh, dovrebbe esserci qualcos'altro, non credi? Peonie, Lucy si lambicò il cervello. Non aveva bisogno d'altro, nient'altro se non Daniel, certo. Perché non peonie e un bacio? Ah, una splendida idea. E la baciò, avvicinando le labbra alle sue con desiderio travolgente. Il bacio fu appassionato ma esitante, nuovo, come se non si fossero mai baciati prima. Daniel si smarrì in quel bacio, intrecciando le dita ai capelli di lei, il respiro caldo sul suo collo, mentre le labbra esploravano i lobi delle sue orecchie, la clavicola, la scollatura dell'abito. Non riuscivano quasi a respirare, ma non volevano smettere di baciarsi. Un lieve calore cominciò a formicolare sulla nuca di Luce e il suo cuore accelerò. Stava per succedere. Sarebbe morta d'amore lì, al centro di quella foresta illuminata dai bagliori delle candele. Non voleva lasciare Daniel, non voleva sentirsi sollevare in alto per poi essere scagliata in un altro buco nero con soltanto Bill per compagno. Ah, dannata maledizione, perché era legata a essa? Perché non poteva liberarsene? Lacrime di frustrazione le affiorarono negli occhi. Si ritrasse dalle labbra di Daniel, premendole la fronte contro la sua, il fiato corto, in attesa che il fuoco le bruciasse l'anima e divorasse quel corpo. Solo che quando smise di baciare Daniel, il calore si dissolse come una pentola tolta dal fuoco. Corse ancora alle sue labbra, il calore sbocciò di nuovo dentro di lei come una rosa d'estate, ma ora lo si avvertiva qualcosa di diverso. Quello non era il fuoco inesorabile che la uccideva, che l'aveva esiliata dai suoi corpi del passato, che incendiava i teatri. Era la bruciante, sublime estasi di baciare la persona che ami. La persona con cui sei destinato a stare per sempre. E in quel momento, Daniel la scrutò nervoso, sentendo che era accaduto un fatto importante dentro di lei. Qualcosa non va. Luce aveva così tante cose da dire. Mille domande le danzarono sulla punta della lingua, ma poi una voce gracchiante le risuonò nella mente. L'unico San Valentino che voi ragazzi passerete mai insieme. Oh, com'era possibile? C'era sempre stato un amore così immenso fra di loro. Eppure non avevano mai passato, ne avrebbero passato in futuro, il giorno più romantico dell'anno, l'una fra le braccia dell'altro. Ma adesso erano lì, sospesi in un momento fra il passato e il futuro. Un momento agrodolce e prezioso, un momento inquietante e strano e incredibilmente vivo. Luce non voleva sciuparlo. Forse Bill, il giovane prete dell'aria gentile, la sua cara amica Laura, avevano ragione, ciascuno a modo suo. Forse era già abbastanza bello essere innamorati. Non c'è niente che non va. Baciami e non smettere di baciarmi. Daniel la sollevò da terra e la tenne in braccio. Le sue labbra erano dolci come il miele. Lei gli cinse il collo. Lui le accarezzò la schiena. Luce non riusciva quasi a respirare, sopraffatta dall'amore. In lontananza suonarono le campane della chiesa. Ci sarebbe stata l'estrazione dell'urna di Cupido, con le mani dei ragazzi che si affiondavano nel caso per scegliere le innamorate, e le guance delle ragazze impurpurate per la trepidazione, tutti con la speranza di un bacio. Luce chiuse gli occhi e desiderò che ogni coppia sul prato, ogni coppia del mondo, potesse condividere un bacio dolce come quello. Buon San Valentino, Lucinda. Buon San Valentino, Daniel. E a molti,
molti altri. Lui le rivolse uno sguardo colmo di amore e di speranza. Te lo prometto. Epilogo. I custodi. Alla fiera, i quattro menestrelli conclusero la loro ultima canzone e scesero dal parco per lasciare spazio alla presentazione dell'urna di Cupido. Tutti gli scapoli e le fanciulle nubili si accalcarono eccitati sulla pedana, mentre i trovatori uscivano di scena. Uno dopo l'altro si tolsero le maschere. Shelby lasciò cadere il flauto dolce. Miles pizzicò un'ultima corda sulla sua lira per buona misura, mentre Roland accordò il suo liuto a forma di una pera. Ariane fece scivolare l'oboe nella lunga custodia di legno e andò a servirsi una bella tazza di ponce fumante. Ma quando gettò indietro la testa per berlo tutto d'un sorso, trasalì e fece una smorfia, portandosi la mano alla vena insanguinata che le fasciava la ferita fresca sul collo. «Te la sei cavata la grande, Miles, sul palco», si congratulò Roland. «Devi aver già suonato la lira qualche volta, giusto?» «Prima volta», rispose Miles disinvolto, anche se era evidente che aveva gradito il complimento. Guardò Shelby e le strinse la mano. «Probabilmente è stato solo grazie all'accompagnamento di Shelby». Shelby fece per roteare gli occhi, ma ci ripensò e si sporse per sfiorare con un bacio le labbra di Miles. «Già, probabilmente». «Roland?» chiese Ariana all'improvviso, voltandosi da una parte e dall'altra per scrutare la folla sul prato. «Che fine hanno fatto Daniel e Lucinda? Un momento fa erano laggiù...» «Oh!» si batté una mano sulla fronte. «Quando c'è di mezzo l'amore non ne va dritta una». «Li ho appena visti ballare», spiegò Miles. «Sono sicuro che stanno bene, sono insieme». «Ho detto a Daniel espressamente, porta Lucinda al centro della pista dove possiamo osservarvi. Come se non sapessi ancora quanta fatica ci costa questa storia». «Immagino che avesse altri progetti», bofonchiò Roland corrucciato. «L'amore a volte fa così». «Ragazzi, rilassatevi un attimo», la voce di Shelby rincuorò gli altri, come se il suo nuovo amore lo avesse infuso di fiducia nel mondo. «Ho visto Daniel portarla nella foresta da quella parte». «Ferma», gridò, afferrando il mantello nero di Ariane. «Non seguirli. Non pensi che si meritino finalmente un po' di tempo da soli?» «Da soli», ripeté Ariane con un profondo sospiro. «Da soli». Roland si avvicinò ad Ariane e gli mise un braccio intorno alle spalle, attento a non toccare il collo ferrito. «Sì», confermò Miles, le dita intrecciate con quelle di Shelby. «Si meritano un po' di tempo da soli». E in quel momento, sotto le stelle, i quattro condivisero una semplice verità. A volte l'amore aveva bisogno di una spinta da parte dei suoi angeli custodi per sollevarsi da terra, ma una volta spiccato il volo bisognava avere fiducia che perseguisse con le sue ali, si librasse verso altezze inconcepibili, nei cieli e oltre. Beh, abbiamo appena ascoltato Fallen in Love di Lauren Kate. Ed ora, che cosa ci resta da fare? Dobbiamo solo aspettare l'ultimo romanzo della saga di Fallen, ovvero Rapture, che arriverà, perché è giunto il momento di finire questa storia. Io vi ringrazio per essere stati qui, è stata una live molto 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 tosta, leggere tutto questo tempo, però voi siete stati qui, mi avete fatto compagnia e io spero di aver fatto compagnia a voi. Quindi ora semplicemente grazie mille, buonanotte
e noi ci rivediamo in una prossima live. E adesso non so veramente cosa fare, anche perché mancano ancora circa più di una settimana a settembre. Dovremo trovare qualcosa da fare insieme, ma lo troveremo. Grazie mille. Buonanotte Tiziana, buonanotte Eli, buonanotte le persone che recupereranno questa live più avanti o addirittura su YouTube. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Non de Dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d'enculier de ta mère, sentite? È come pulirsi il culo con la seta, ne